Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro topo della settimana numero 3432. Prima di iniziare questo video, come sempre un po' di anticipazioni. La prima è che vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 1000 iscritti entro fine anno, obiettivo che si fa un po' duro una volta arrivati a settembre, ma naturalmente confidiamo di riuscire a completarlo per tempo. Oltre a questo vi raccomandiamo di lasciare un mi piace a questo video, di vederlo fino alla fine per scoprire qual è la storia migliore di oggi e per seguire appunto tutto il topo dall'inizio alla fine con la mia recensione, quello che ne penso, le storie, bla 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 eccetera. Fate anche, usate in descrizione dove trovate un sacco di link utili per la nostra community. C'è il canale Telegram, il canale Twitch e il canale Discord dove potete entrare per entrare a far parte della nostra community. E detto questo, possiamo passare alle storie. Siamo serie episodio 1, come dura la scrittura. Paperbridge capitolo 7, la biblioteca perduta, Pippo e la porca del fachiro, Callisotto social media, Zepperone e lo sperpero contagioso, Young Donald Duck errore di sistema, Mini gondoliera e la grande regata del Doge. Il numero di questa settimana l'ho trovato un po' blando, sinceramente. L'unica storia che mi ha colpito davvero è la prima, appunto, quella che sancisce il ritorno di Silvia Zicche dopo un po' di tempo, non troppo, ma dopo un po' di tempo, quindi il suo ritorno è sempre gradito sul topo. E appunto la sua è la storia migliore di oggi. Le altre si attestano a un livello abbastanza distaccato sotto, non tanto per eccelsa qualità della storia appunto con Silvia Zicche, ma perché ho trovato tutte le altre storie un po' più sbiadite, ecco, non a livello di colore perché il colore è sempre lo stesso, ma un po' meno cariche del solito. Ogni tanto ci sta quindi un numero di transizione che però adesso andiamo ad analizzare un po' meglio. Paperbridge infatti capitolo 7 con l'intera creazione della storia da parte di Marco Gervasio. La storia riprende da dove ci eravamo lasciati con lo scorso numero, che non avete visto, se non sbaglio, forse non l'avete visto da me. Ad ogni modo, lo scorso numero si erano lasciati quelli di Paperbridge dopo che John aveva sentito all'interno del lato oscuro, il luogo dove si dovrebbe trovare la famosa biblioteca perduta eccetera eccetera, una figura che si stava introducendo, che faceva rumore sostanzialmente. Lui aveva indagato ma non era riuscito a scoprire chi fosse. La sera si va al ballo e decidono di... ci sono tutte le coppiette, Roger va con Beth, la sorella di Pel di Carota, e Tommy andrà insieme ad un'altra ragazza di cui ora mi sfugge il nome. Si presenteranno anche John e i suoi amici, per poi, salvo poi John litigherà con la sorella di Tommy e se ne andrà abbastanza arrabbiato da sotto il tendone. Uscirà per andare da un'altra parte, solo che la pioggia lo sorprenderà e sarà costretto a trovare un riparo. Decide quindi di rifugiarsi nel lato oscuro, dove trova non solo la biblioteca famosa, ma trova anche una figura incappucciata che sta rovistando in mezzo ai libri. Non sa bene chi sia, fatto sta che perde di vista la figura e rimane bloccato all'interno della libreria senza poter uscire. Sembra una situazione disperata quando Tommy, che era un po' preoccupato per il suo amico, lo raggiunge e lo salva. Tra l'altro qua c'è un riferimento a Viaggio sulla Luna, Viaggio nella Luna di Méliès, per uno dei primissimi film della storia, e appunto riesce a trarlo in salvo e qui gli racconta di tutto quello che è successo. Da qui avanti c'è una parte spoiler, perché si verrà a scoprire qualcosa di importante riguardo i mascherati, tra cui chi è il capo dei mascherati sostanzialmente. Che capelli mi sono venuti, vabbè, molto meglio, e beh insomma, e appunto si andrà poi a concludere la storia vedendo un paio di cose riguardo ai mascherati. Appunto, l'ho trovata una storia scorrevole, un po' di transizione. Appunto, ha parlato bene questo piccolo mistero, no? Bene anche la parte in cui illuminano il volto con le torce, che sembra, questa scena qua in particolare mi è piaciuta, in cui John è intrappolato dentro alla biblioteca. C'è un senso di panico che traspare bene, quindi quello è carino. Ma al di là di quello non ci sono tutti questi picchi. Un po' mi dispiace perché la saga di Paperbridge non mi era dispiaciuta. Quindi speriamo che torni ai livelli a cui la conosciamo, o meglio a cui la conosco io, presto col prossimo numero. Passiamo al prossimo. Rudy Salvagnini alla sceneggiatura e Blasco Pisapia ai disegni. Pippo e la polca del fachiro
storia breve e abbastanza particolare, Pippo rinviene un disco che a quanto pare ha qualche difetto perché non suona, nonostante i soldi siano a posto. Topolino passava per caso di lì e decide di dargli una mano mentre Pippo ha questa faccia svegliissima e suona, vogliono cercare di far suonare il disco, cercano di pulirlo in più modi, ma non ce la fanno. Nel frattempo, fuori da casa di Pippo, ci sono un paio di dialoghi particolari. Un fidanzato dice alla sua fidanzata o alla sua sposa che vuole andare a giocare a calcetto con i suoi amici piuttosto che andare con lei a teatro in maniera abbastanza brusca, e un bambino confessa alla madre di aver rotto la statua della zia. Due cose abbastanza particolari, nel senso sono dialoghi plausibili ma molto strani, e si va oltre. Pippo decide di testare il giradischi per verificare che non sia il giradischi il problema, mettendo su un disco di zumba e mettendosi a ballare e facendo anche delle pose di una certa abilità tra le altre cose, e però ancora il giradischi funziona ma il disco della polca no, e quindi decide di portarlo da Orazio. E qui scopriranno un importante segreto del disco, appunto, che è collegato alla professione dello zio. Piccolo mistero che è carino, allarga come sempre l'universo dei bisbis di Pippo. Chissà se un giorno faranno mai una gigantesca storia con tutti i bisbis mai citati, non dal giorno 1 ma negli ultimi 4-5 anni. Sarebbe molto divertente, effettivamente, la leggerei molto volentieri una storia del genere. Comunque una storia carina, scorrevole, senza troppe pretese, che però mi ha soddisfatto. Più di Calisoda Social Media, che per cui diciamo do un plauso solo per una cosa, ma adesso andiamo a vedere. Zio Verone e lo sperpero contagioso. Soggetto di Giorgio Simeone e Alessandro Sisti, sceneggiatore di Alessandro Sisti e disegni di Federico Franzò. È in città un grande magnate finanziario, ma più che magnate è magna, perché i soldi li sperpera dalla finestra. Acik Shalakwa è un magnate, appunto, proveniente da un lontano... da una lontana regione, si presume asiatica, in quanto parla solo la lingua del suo paese d'origine, il Pakistan. E The Rockerduck però è, appunto, Paperone sta cercando di trattare con Shalakwa e Rockerduck vuole intromettersi nella trattativa. Decide quindi che, dato che non riesce a parlarci perché la lingua del magnate la parla solo Zio Verone, può sabotare, appunto, il povero più ricco del mondo facendogli delle foto mentre sperpera il denaro insieme a Shalakwa per metterlo in cattiva luce di fronte ai miliardari. È una storia molto molto breve che è abbastanza carina, ecco. L'unico plauso che faccio è che si sono inventati una nuova lingua e chissà che magari, non so che caratteri siano, mi sembra a metà tra caratteri cinesi arabi, comunque sono molto particolari, sembra tipo è molto strano, non lo conosco con l'alfabeto. Comunque una storia anche qui breve, senza troppe pretese, abbastanza carina. Una storia che invece, come al solito, non sono riuscito a farmi andare giù, e tra le altre cose non ho nemmeno finita, a essere sinceri, è quella di Donald Duck, di Young Donald Duck, Errore di sistema, di Alessandro Ferrari, Stefanettini e Edizioni BD. Una gran bella copia, quella di Alessandro Ferrari e Stefanettini, soprattutto con Stefanettini che è uno dei miei sceneggiatori preferiti, che però, sinceramente, è proprio il soggetto che non mi fa impazzire, ecco. Sono rimasto sempre un po' deluso perché le trovo delle storie abbastanza superficiali e poco approfondite dal punto di vista dei personaggi che fanno sempre le stesse cose senza curarsi delle conseguenze, perché siamo giovani, facciamo cose... Sì, divertenti, magari perché ti tengono un po' spensierato, ma vorrei qualcosa di un po' migliore. L'unica nota positiva è questa bella tavola di un cottage in inverno. Passiamo all'ultima storia prima di passare a quella di Silvia Zicche, che è quella di Minni Gondoliere, la grande regata del Doge, a cura di Roberto Gagnor, che torna come sceneggiatore, e Valerio Head ai disegni. I disegni di Valerio Head sono sempre molto apprezzati, e questa ambientazione in contesto pre-rinascimentale, sembra tipo il 1300, comunque adesso all'alba del Rinascimento, sì, esatto, vicino al Rinascimento, vede come protagonista una Minnie che ha la passione per la regata, quindi per lo zio seduce Vasettoni, cerca la nipote Minnie, appunto, che è da qualche parte in gondola, appunto. È inseguita dagli uomini del palazzo.
è inseguita dagli uomini dello zio quando un topolino vestito veneziano le viene in soccorso per evitare di farci accalappiare dagli scagnozzi. Ci sarà poi appunto una grande regata a cui parteciperanno anche Minnie e Topolino, e sarà divertente scoprire come finirà appunto e che cosa andrà storto. È una storia abbastanza carina, un po' meglio delle altre che ho letto, i disegni, in particolare alcune tavole al chiaro di luna, come questa per esempio, le ho particolarmente apprezzate, hanno dato un po' di colore a un numero un pochino sbiadito. Un numero che però è stato risollevato, e qua andiamo in capo alla storia, dalla sceneggiatura di Sergio Badino e dai disegni dell'immortale Silvia Zicher, che ci portano in viaggio in un mondo di serie TV, perché Paperone, che come sempre sta cercando di verificare l'appetibilità dei suoi prodotti anche in TV, si vede sostanzialmente annientato dalla Rockflix, sottilissima proprio reference, presenta l'amaca geniale appunto. La network TV di Rockerduck sta presentando una nuova serie TV molto moderna, molto insensata, mentre la PDP Production presenta Tanto Ebbi, una serie TV di un riccone che ha un set che viene giù, insomma, cura del 7-0, sceneggiatura meno 1, tutto un po' terrificante, ecco, classico stereotipo di Paperone che non spende mezza lira per fare una serie TV. Battista suggerisce di sistemare la cosa, e per cercare ispirazione, sempre Battista suggerisce di andare da Paperino. Paperone appunto si reca dal nipote, dove c'è anche Paperina, che gli racconta che effettivamente ci sarebbe bisogno di spendere qualche soldo, di investire qualche dollaro, e Paperone solo sentire queste cose si tappa le orecchie. Paperina però continua a spiegargli del fatto che occorre una persona in grado di creare e gestire uno show, appunto showrunner, e Paperone di primo non capisce perché è un ruolo che non ha mai avuto all'interno delle sue aziende e delle sue produzioni di serie TV, però decide comunque di darle una possibilità e di assumerla. Le affida un piccolo budget e si mettono sulle tracce di due sceneggiatori professionisti per proporre appunto la sceneggiatura. Si tratta di Jack Teaser e di Sally Spoiler, due nomi molto altisonanti appunto per un nome e una garanzia, ecco. Il primo, quindi Jack Teaser, viene raggiunto nel suo piccolo appartamento piano terra e cerca di scappare finendo nei bidoni, credendo che chi ha suonato la sua porta sia un creditore, mentre Kikuita e Paperoga vanno sotto un palazzo, non sotto nel senso che sono ai piedi di un palazzo, ma proprio sotto, cioè devono scendere qua, ecco, e vanno sotto e trovano Sally Spoiler appunto, che li accoglie per parlare un po' di appunto. Kikuita dice di lavorare per Darknet e lei subito apre perché vuole fare un'intervista, una roba del genere. Iniziano a parlare, solo che c'è un problema: i due non si sopportano, Sally Spoiler e Jack Teaser non si sopportano, e quindi dovrà servire un modo per fare lavorare. Ci riusciranno chiedendogli via telefono di rispondere per primi a chi, dato che non vogliono lavorare insieme, il primo che risponde avrà il posto come sceneggiatore. Chiedono appunto di rispondere, il primo che risponde avrà questo ruolo, e rispondono insieme, quindi vengono assunti insieme. Un brillante stratagemma che però non li convince comunque a lavorare insieme, e ci saranno dei grossi problemi. Si scoprirà un po' tutto nel prossimo numero, che attendo con una certa ansia. I disegni di Silvia Zicher e anche un po' le sceneggiature in cui lei applica la sua mano sono sempre molto distinguibili. Storie realistiche con niente, viaggi incredibili o avventure eccezionali, cose piccole e molto gustose dal mio punto di vista, in cui si lavora sul realismo e su avventure che potrebbero succedere e che succedono magari anche tutti i giorni, in chiave molto comica e divertente, che alleggeriscono sempre molto. Anche se questo appunto era un numero molto leggero, e spero di recuperare un po' col prossimo numero che andiamo a vedere ora. C'è molto di cui parlare, perché vediamo appunto una piccola comitiva in copertina, perché si tratta di Ductopia, lo scacciatore di mostri. Spero tanto che questa saga a tema fantasy appaghi le mie aspettative, perché
si tratta appunto di una storia che aspetto parecchio. Sul prossimo numero c'è anche una un bel notebook che penso prenderò, è molto carino e poi me ne serve uno. Quindi sono abbastanza convinto di prenderlo, ve lo farò vedere. E siamo seri, episodio 2, scucci motore zione. Vabbè, avete capito. Pablo Ricci capitolo 8, il segreto di Fame d'Oro. Topolina by Night, il raffreddore. Paperoga, papero impeccabile. Tra l'altro, copertina olografica metal, interessante. Bene ragazzi, questo numero è concluso, ci sono un sacco di altri annunci riguardo alle storie, appunto da Darktopia fino a una storia che dovrebbe uscire tra 2 settimane, a tema Dante, si chiama Il 101° Canto e sembra molto carino, questa è la copertina di questa settimana, appunto dedicata alla storia di Silvia Zicche. E niente, devo dire che questo numero un pochino mi ha deluso, ma non tanto. Sono comunque rimasto contento della storia di Silvia Zicche che ha un po' tirato su il tutto. E comunque spero che il topolino vi sia piaciuto, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto. Come sempre vi rimando un giovedì al topo della settimana più altri video durante la settimana per tenerci compagnia. Questa settimana dovreste vedere un altro video, il topolino extra di Mr. Vertigo, che però devo sfogliare meglio perché a prima occhiata mi sono un po' arrabbiato, ma quello ve lo spiegherò poi naturalmente. Dovreste vedere anche un video in cui vi chiedo qual è il volume che volete che io recensisca per primo, ma quello lo vedrete appunto tra poco, mi sembra domani, dovrebbe uscire. E come sempre, augurandovi una buona fine estate, un buon rientro a scuola per chi deve, vi auguro anche una buona giornata o una buona serata.